Recording in progress. Bene, salve a tutti. Sono Francesco Maria Chelli, direttore del Dipartimento per la produzione statistica dell'Istat. E do il benvenuto a tutte e a tutti coloro che si collegano e sono interessati a ascoltare, a seguire questa conferenza. Il tema della sessione è il Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza, sistemi di valutazione e monitoraggio delle politiche. Questa nuova esperienza, questo piano nazionale ha richiesto un sistema di governance diverso da quelli sperimentati in passato. Sono stati costituiti attraverso uno specifico decreto legge sulla governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative una serie di organi dotati di compiti specifici, tra questi indicare le linee di indirizzo, risolvere i conflitti politici o istituzionali, portare avanti la concertazione con le parti sociali, monitorare l'andamento dei progetti, affrontare le eventuali criticità che si dovessero manifestare. L'obiettivo di questa sessione è quindi interloquire con alcuni dei protagonisti del nuovo piano di governance, l'unità di audit, la cabina di regia per il PNRR, dei ministeri chiamati a utilizzare una parte rilevante dei fondi messi a disposizione dal piano e il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e degli organismi già presenti che hanno l'obiettivo di convalidare i programmi del governo, l'Ufficio Parlamentare del Bilancio. Presento rapidissimamente i quattro relatori che ringrazio per la loro disponibilità, la dottoressa Alimpennisi dell'unità di missione Next Generation dell'Unione Europea della Ragioneria Generale dello Stato, il professor Luigi Guiso della struttura di missione del PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il professor Alberto Zanardi, membro del Consiglio Ufficio Parlamentare del Bilancio e il dottor Roberto Monducci, consulente del Ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili. Non rubo altro tempo e do immediatamente la parola alla dottoressa Pennisi che presenterà una relazione dal titolo Il monitoraggio del PNRR, nuove prospettive per la valutazione. Grazie dottoressa, prego, può cominciare la sua relazione. Allora, grazie all'Istat per questo invito e per questa occasione di scambio su cosa si può fare nei prossimi anni, a partire dai prossimi mesi, per aiutarci a non soltanto valutare l'efficacia e gli effetti del PNRR, ma anche per consolidare pratiche di valutazione, di analisi e valutazione delle politiche all'interno del nostro sistema, visto la dimensione di questo piano e la sua ambizione di impattare strutturalmente sulla pubblica amministrazione e su molto altro. Condivido con voi, diciamo, queste riflessioni cercando di mettere in evidenza man mano quelli che sono alcune delle opportunità e dei rischi in termini di requisiti per la valutazione che le specificità del PNRR ci pone. Mi dispiace, ma non mi dà questo tasto. Non mi fa vedere nulla. Nascondi visualizzazione relatore, no? Meglio? Perfetto, grazie. Scusate per il piccolo disguido tecnico. Dunque, soltanto un breve memo, il PNRR è un programma ampio e complesso, di tutti i programmi di ripresa e resilienza europei è di gran lunga il più grande per dimensione finanziaria, è articolato in 6 missioni, in 16 componenti, comprende più di 200 misure. Esistono alcune priorità che sono considerate trasversali a tutte le misure del piano, che sono sostanzialmente la riduzione della disuguaglianza di genere,
L'inclusione dei giovani e di vari territoriali comprende, oltre a investimenti che comportano spesa, anche una serie di riforme che non comportano per il piano spesa diretta. Complessivamente stiamo parlando di un investimento di oltre 222 miliardi in meno di 6 anni, parte dei quali sono finanziati direttamente dal dispositivo cosiddetto recovery, quindi dal meccanismo di confronto con l'Unione Europea, e un altro è un fondo complementare nazionale che il nostro bilancio conferisce per rafforzare, diciamo, questo piano. La valutazione nel PNRR. Nel dibattito pubblico che ci ha accompagnato, diciamo, ormai da quasi un anno intorno alla predisposizione del PNRR e adesso al suo avvio, moltissima attenzione è stata rivolta alla capacità attuativa. Saremo effettivamente in grado di spendere queste risorse? E soprattutto saremo in grado di spendere, perché sono tante, tutte quasi, diciamo, da intendersi in conto capitale, c'è una parte di investimento in capitale umano che comporta spesa, diciamo, corrente, ma diciamo fa parte del gruppo degli investimenti, e quindi una domanda pressante per tutti, non soltanto per le amministrazioni, è se saremo in grado di spendere tutti questi soldi e soprattutto se saremo in grado di spenderli in tempi così brevi. Molto meno dibattito vi è stato rispetto alla capacità della spesa che andremo a fare sotto il PNRR a produrre dei risultati desiderati o auspicati, quindi a interrogarsi sull'efficacia delle misure che sono state disegnate in questo piano. Eppure, secondo me, ci sono alcuni elementi caratterizzanti proprio dell'impianto del recovery che dovrebbero in qualche modo spingerci a cogliere questa occasione per rafforzare la nostra capacità valutativa degli interventi pubblici, e ci sono forse anche alcuni aspetti di maturazione del contesto nazionale per andare in questa direzione. Quali sono, diciamo, alcune di queste opportunità a mio avviso? Bene, i programmi finanziati con recovery, come ormai credo sia noto nel dibattito, non sono programmi di spesa, come la maggior parte dei programmi del bilancio europeo, ma sono programmi di performance. Che cosa vuol dire? Noi abbiamo un contratto con l'Unione Europea di fronte ad altri paesi membri. In questo contratto ci stiamo impegnando ex ante a raggiungere un certo numero di traguardi entro delle scadenze prefissate. Questi traguardi sono milestone nel caso in cui sono sostanzialmente rappresentate delle fasi essenziali dell'attuazione di una determinata misura, di un determinato investimento, sono dei target quando sono misurati tramite degli indicatori e degli indicatori appunto associati alle varie misure. La Commissione europea autorizzerà gli esborsi, i pagamenti all'Italia soltanto sulla base di una verifica del soddisfacente grado di realizzazione dell'insieme di milestone e target previsti a ogni, diciamo, semestre. Poi c'è un discorso di corrispondenza e coerenza tra i finanziamenti richiesti e l'ambizione di questi milestone e di questi target che ha fatto parte del meccanismo di, come dire, approvazione di valutazione della Commissione europea sull'approvazione del piano. Il fatto di aver dotato questo piano di un programma di performance, un contratto di performance, ci spinge in qualche modo più automaticamente a guardare il risultato del piano piuttosto che di osservare il mero avanzamento della spesa, e questo dovrebbe quindi spingerci a un'ottica sicuramente più valutativa. Quanti sono questi milestone e target del PNRR? In fase di predisposizione del piano eravamo partiti con oltre 1500 tappe e traguardi numerici tramite indicatori misurabili da raggiungere, tantissimi. In realtà poi, se andiamo a vedere, li dividiamo per il numero di interventi, non sono tanti per intervento. Alla fine la negoziazione con l'Unione Europea si è basata su un sottinsieme di numerosità inferiore di milestone e target considerate più rappresentative o più rilevanti. Sono le 527 milestone e target che denominiamo di livello UE e che sono quelli che valgono all'interno dello strumento negoziale della richiesta di rimborso. Vi sono però, e sono, diciamo, come dire, fanno parte della batteria di monitoraggio del PNRR, altri 500 milestone e target di livello nazionale
che forniscono la possibilità in qualche modo di impiantare un controllo di gestione e di monitoraggio sull'andamento del piano più serrato rispetto alle scadenze meramente europee. Quindi abbiamo circa un migliaio di indicatori, alcuni qualitativi perché sono descrittivi di fase di un processo e alcuni altri invece quantitativi che misurano il prodotto, diciamo, delle varie misure in diverso modo. Allora, una prima cosa forse che è importante dirci come questo ci porta, questa adozione di milestone e target, a una nuova prospettiva nel confrontarci con l'analisi, diciamo, di questi interventi, che in passate tradizioni molto spesso è un monitoraggio basato sull'andamento della spesa, quanta spesa abbiamo fatto. Il dibattito in Italia sui fondi strutturali europei è un dibattito molto focalizzato sulla nostra capacità di spendere entro determinate tempistiche e sulla misurazione della spesa. In questo caso la focalizzazione su milestone e target ci porta altrove. E quali sono state, diciamo, quali sono alcuni elementi di questa sfida, oltre al fatto che nella nostra tradizione non siamo abituati a contratti di performance, non abbiamo una lunga tradizione neanche di altri campi pubblico-privati in cui si applicano, che possono essere per esempio i PPP, cioè la nostra amministrazione non è particolarmente, come dire, attrezzata per questa tipologia di monitoraggio. Innanzitutto abbiamo tutta una serie di problemi di misurazione. Abbiamo un insieme di problemi di misurazione perché in molti casi gli interventi non vengono svolti da un unico soggetto a livello centrale, ma vengono attuati da moltissimi enti sparsi sul territorio nazionale, i quali devono beneficiare di questi fondi, i quali di fatto realizzano gli interventi, gli investimenti, e che dovranno, diciamo, raccogliere in maniera uniforme i dati per permetterci la misurazione dei target. Quindi c'è un problema, diciamo, di chiarezza definitoria di questi target e di capacità di raccolta di dati attraverso un numero molto molto ampio di diversi attori, che pongono quindi a quel punto interrogativi sull'omogeneità effettiva della misurazione, eccetera, eccetera, eccetera. Poi c'è, diciamo, appunto, un cambiamento di mentalità, che è quello di impostare tutta l'attività amministrativa privilegiando il controllo sui risultati della propria attività piuttosto che sul controllo, diciamo, appunto, della validità o ammissibilità di determinate spese e o un controllo procedurale. E questo, diciamo, è un cambiamento molto grosso nelle procedure di lavoro, di attività. Poi abbiamo un altro elemento che è la timeline. Gli investimenti maturano ovviamente risultati piuttosto verso la fine del PNRR, nel 2025-2026 che è all'inizio, e questo vuol dire dotarci della capacità di misurare tutti questi risultati, intendo qui per gli indicatori di stampo quantitativo, tutti insieme alla fine del programma. Poi aver adottato un meccanismo con milestone e target pone anche un diverso modo di, come dire, relazionarsi tra amministrazioni pubbliche e il pubblico, il dibattito pubblico in generale. C'è una fortissima pressione esterna che viviamo già oggi all'inizio del programma per disporre di informazioni tempestive, quasi in tempo reale, su quanto risultato si sta producendo. Questo banalmente perché per il mondo esterno diciamo, la notizia sulla spesa, quanto abbiamo speso, non è necessariamente una notizia tanto interessante o tanto vicino all'esperienza, no, delle persone. La notizia su quante borse di studio abbiamo finanziato è invece una notizia molto più vicina all'esperienza delle persone. Insomma, le persone vogliono che si parli di servizi effettivi, non tanto di spesa. È più difficile se uno non ha gli elementi tecnici per capire come la spesa si traduce in servizi per la collettività. Discutere dei servizi propri è nell'attitudine del dibattito pubblico, quindi è normale che nel momento in cui abbiamo impostato un programma annunciando dei risultati in termini di servizi, che le persone siano prestantemente interessate a capire quanti di questi servizi stiamo effettivamente, diciamo, realizzando. E questo pone tutta una serie di questioni, a mio avviso interessanti, parti magari di un altro dibattito di interesse anche per Istat, che è quella della capacità di comunicare i dati e anche di contestualizzarli.
Bene, quindi questi sono alcuni spunti per la riflessione e sono delle grandi opportunità per valutatori, per chi vorrebbe valutare poi questi interventi. Ci sono però anche una serie di rischi dell'impianto del recovery. Questi rischi derivano dal fatto che, poiché è un programma di performance e gli esborsi sono legati in maniera stringente alla capacità di raggiungere milestone e target, milestone e target tendono ad essere basati più sulla misurazione di realizzazione degli interventi, output, che cosa uno si è comprato sostanzialmente con queste risorse, più che sugli effetti, cioè sui risultati, che cosa poi è l'effetto della politica. Come a dire che è vero che noi, adesso dico un numero che forse non è esatto in termini di target, ma ci impegniamo a con queste risorse a formare 10.000 insegnanti in una determinata area del paese, noi abbiamo un target che riguarda il servizio reso, ovvero i 10.000 insegnanti formati, beneficiari di queste risorse, ma saremmo in realtà interessati a capire non soltanto se loro ritengono che la loro formazione sia efficace, ma che effetti questo ha avuto, per esempio, sul miglioramento della competenza dei loro studenti, no? Quindi che è un outcome molto più lontano rispetto a ciò che è sotto il controllo stretto dell'amministrazione, che è l'output. Il motivo per cui appunto milestone e target sono sostanzialmente orientati sugli output piuttosto che sugli outcome deriva proprio dal fatto che le amministrazioni poi saranno responsabili di questi risultati, e per loro un conto è essere responsabili di cose che possono controllare, un conto è essere responsabili di un esito su cui intervengono tanti altri fattori di contesto esterni al loro controllo. Un altro rischio del PNRR è che la valutazione del PNRR non è un requisito per gli stati membri. In altri, diciamo, programmi come quelli dei fondi strutturali, la valutazione in diverse occasioni è un requisito proprio del regolamento e viene ribaltata sugli stati membri, cioè gli stati membri devono costruire un programma di valutazione e quindi devono svolgere dell'attività valutativa sugli interventi. In questo caso il PNRR annuncia dei compiti di valutazione, ma sono tutti in capo alla Commissione europea. Gli Stati membri, se collaborano con la Commissione, collaborano dando dei dati, ma non sono, diciamo, come dire, non gli viene richiesto di fare essi stessi una valutazione, e quindi perde la cogenza per noi della valutazione. Che tipo di valutazione abbiamo nel PNRR italiano? È tutta da costruire, perché il governo non ha preso un impegno suo specifico all'interno del PNRR nei confronti della valutazione. Ha svolto delle valutazioni macro ex ante, che queste sì erano requisiti del regolamento, sul PIL e sull'occupazione. Ha fatto uno sforzo aggiuntivo a ciò che si fa solitamente, oltre a quelli che erano i requisiti, nel dettagliare nella sua valutazione ex ante anche quelli che potevano essere gli impatti sull'occupazione femminile, giovanile e sud, quelle tre priorità, diciamo, trasversale. Esiste naturalmente sempre la possibilità di fare delle valutazioni micro sull'efficacia di singole misure del piano, ma soltanto in un caso questo è codificato nel piano stesso. Abbiamo una milestone, ma una sola, che riguarda il fatto che si faccia una valutazione su un intervento che è transizione 4.0, è l'unico per cui abbiamo questo impegno, diciamo, stringente. Tutto il resto è da costruire. E poi abbiamo quindi la possibilità di immaginare di coinvolgere le amministrazioni all'interno di valutazioni che fanno sui loro stessi interventi, abbiamo la possibilità di immaginare di diventare una piattaforma per poter fornire dati a altri competenti valutatori per osservare e valutare l'efficacia di questi interventi, e tutto questo, ripeto, è ancora un mondo da costruire. E c'è un'unica, diciamo, architettura a cui abbiamo già dato avvio, che è una via di mezzo tra la valutazione macro, che è un po' lontana da darci delle informazioni magari che vorremmo sull'efficacia appunto degli interventi, e quella micro, che al momento è scarsamente presente negli impegni sul piano, che è quello di considerare che più interventi sono finalizzati a impattare sullo stesso fenomeno nel piano, e quindi abbiamo, come dire, dei gruppi di interventi, di misure del piano, che
che sono interessanti per cercare di capire come potrebbe cambiare l'Italia di fronte a questi massicci investimenti nel campo dell'ambiente, nel campo dell'energia, nel campo della ricerca, eccetera, eccetera. E quindi nella predisposizione del piano abbiamo individuato con le amministrazioni titolari delle varie misure una cinquantina di indicatori statistici che rappresentano fenomeni economici, sociali, dell'ambiente, diciamo, su cui il piano idealmente vorrebbe incidere. E questi indicatori, qui c'è qualche, diciamo, esempio, sono stati collegati alle varie misure del piano in maniera più univoca. Ogni misura può incidere su più indicatori, un indicatore può essere toccato da più misure del piano. Esatto, come vedete qui, per esempio le emissioni, la riduzione delle emissioni di gas serra, su cui possono incidere varie misure del piano. E quindi abbiamo individuato una mappatura che potrebbe guidare future valutazioni di efficacia. Un altro esempio, diverse misure e diverse missioni o componenti del piano che incidono per esempio su uno degli indicatori di interesse per capire come agiamo sui divari di genere, in particolare su quello delle madri con e senza figli, nel rapporto tra le madri con e senza figli. Dottoressa, ancora un minuto, grazie. Sì, ancora un minuto, allora cerco di concludere, diciamo, molto rapidamente. Abbiamo sicuramente un sistema di monitoraggio innovativo per seguire un piano di questo tipo, che prenderà dalle esperienze di lunga data dei sistemi di monitoraggio MEF già esistenti, ma ci impone la necessità appunto di essere più tempestivi e di lavorare molto di più sull'integrazione fra vari sistemi informativi esistenti, Istat, ANAC, Ragioneria, eccetera, eccetera, eccetera. È un'opportunità anche questa per la valutazione di imparare a valorizzare di più e a trovare gli strumenti per consentire l'incrocio di microdati che provengono da più archivi amministrativi. Concludo dicendo che anche se il PNRR non ha negli intenti, nel regolamento europeo, previsto l'attività di valutazione di efficacia delle misure, non dobbiamo rinunciare a farci questa domanda e quindi dovremmo, è bene che a livello nazionale ci si attrezzi per cercare di rispondere ad alcune delle interessanti domande che provengono, diciamo, dall'analisi dell'efficacia delle misure del PNRR. È importante per farlo coinvolgere le amministrazioni titolari dei progetti, non soltanto perché esse sono le prime a doversi porre queste domande di efficacia, ma anche perché sono detentrici di dati amministrativi di interesse per poter effettivamente portare avanti le valutazioni a livello micro. Un altro ultimo elemento su cui dobbiamo puntare è quello di aderire sempre più alla diffusione di dati in formato open, affinché una comunità ampia di mondo possa partecipare autonomamente a valutare il piano, indipendentemente da quella che sarà la valutazione ufficiale eventualmente che le amministrazioni faranno sulle loro misure. E vi ringrazio. Ringrazio io lei, dottoressa Pennisi, per il suo intervento e do la parola al professor Luigi Guiso della struttura di missione del PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con una relazione sui fabbisogni informativi per la governance istituzionale. Prego, professor Guiso. Qua. Ringrazio intanto l'ISAT per l'invito a partecipare a questo incontro, a partecipare a questo dibattito sul piano nazionale di resilienza e rilancio dell'economia italiana. Più che occuparmi, diciamo, seguo un po' la linea espositiva del precedente intervento e faccio alcune riflessioni sul processo di valutazione del piano e delle misure del piano. Iniziando da alcune considerazioni abbastanza ovvie, ma che credo sia utile rimarcare per mettere in prospettiva lo scopo di questo piano, che ha, come dire, lo metto un po' come punto interrogativo, ma la pretesa di essere un piano Marshall per l'Italia. E su di esso appunto vengono riposte notevoli speranze e grossi obiettivi. È un piano
diverso da altri interventi che ci sono stati nella nostra economia, nel senso che ha una gittata di medio periodo, un piano che attraversa un lustro. È un piano organico, nel senso che pretende di mettere le mani sul funzionamento della macchina dello Stato, perlomeno di alcuni gangli e alcune amministrazioni fondamentali, dalla giustizia alla pubblica amministrazione. È un piano massiccio perché per entità tocca quasi 200 miliardi di interventi. È molto variegato. E la dottoressa Penisi appunto illustrava la struttura del piano, ci sono molte missioni, all'interno delle missioni ci sono moltissimi interventi, tocca moltissimi aspetti della vita, prevede riforme e prevede investimenti. E come dicevo, vi sono molte speranze sui suoi effetti, sull'efficienza della macchina dello Stato, sulla qualità dell'offerta dei servizi pubblici, sugli equilibri territoriali, e semplicemente l'elenco ci dice di quale sia l'ambizione stessa del piano, perché si tratta di nodi che attraversano la storia dell'Italia, perlomeno a partire dal dopoguerra, se non prima. Ma tratta anche degli squilibri personali, cioè le differenze di genere tra uomini e donne, sulla qualità dell'ambiente e, da ultimo, ma sicuramente non meno importante, sulle prospettive di crescita del Paese, nel tentativo di invertire il processo di declino che ha caratterizzato il Paese a partire più o meno dagli inizi degli anni 90. Chiaramente la domanda che tutti si pongono e se si riuscirà a raggiungere tutti questi obiettivi, e la considerazione che che un po' stempera la speranza è che i tempi sono molto stretti e i rischi ovviamente sono elevati. Il piano, come ricordava il dottor Kelly all'inizio, per cercare di raggiungere e di completare questi obiettivi è dotato, come normale che sia, di strutture di monitoraggio che ne debbono spingere l'attuazione e cercare di massimizzare le probabilità di successo. Dal canto mio io do un contributo alla segreteria tecnica, c'è un altro organismo presso la Ragioneria Generale dello Stato che concorre a raggiungere questi obiettivi, ad effettuare questi ruoli. La segreteria ha due compiti fondamentali, uno che è prioritario, quello di monitorare l'esecuzione dei vari interventi per cercare di anticipare possibilmente la presenza di ostacoli, di intoppi, di problemi che possono emergere, cercare di identificare potenziali soluzioni, che poi è compito della cabina di regia, cioè un sottoinsieme dei ministri o la loro collettività quando serve, cercare di trovare la soluzione, di avviare il problema a soluzione. Talvolta sono problemi di natura normativa, occorrono delle norme per poter superare un impasse, tal'altro possono essere sempre problemi di natura normativa, ma occorre levare di mezzo una norma perché ne ostacola l'esecuzione. Talvolta possono essere problemi di altra origine, più organizzativi, problemi di cooperazione tra diverse istituzioni che partecipano alle varie misure, ai vari progetti. E come secondo compito è quello di partecipare appunto alla valutazione degli effetti delle misure. Anche se, come notava la dottoressa Penisi, questo processo di valutazione degli effetti ultimi, direi, di queste misure non sono previste dalla norma che ha messo in piedi il programma. Beh, insomma, io lo darei per scontato che se adotti una politica ti devi chiedere dopo se effettivamente raggiunge l'obiettivo per cui quella politica è stata messa in piedi. E ci sono due tipi di valutazione che in termini molto generali uno può approcciare il piano, da queste due prospettive. Una è quella macro sul quadro economico aggregato, e su questo abbiamo una notevole
tradizione sia all'interno del governo che negli organismi tecnici fuori dall'amministrazione dello Stato, ad esempio la Banca d'Italia. Però ci sono anche, si può approcciare il problema della valutazione da un'altra prospettiva legata alla valutazione degli effetti delle singole misure, dei singoli progetti del piano. Sono obiettivi e approcci molto diversi, non sono mutualmente esclusivi, sono complementari, però danno informazioni decisamente diverse. L'approccio macro è stato seguito per dare un'idea dei possibili benefici aggregati del complesso delle misure nel caso in cui queste abbiano successo. Quindi diciamo è un approccio, quello che è stato fatto finora, di tipo previsivo o simulativo, se volete, si prende un modello macro e si mettono dentro il complesso delle misure di spesa nell'ipotesi che queste vengano realizzate al meglio. E più o meno il numero che viene fuori da questi esercizi è che nell'ultimo anno di vita del piano, cioè nel 2026, il prodotto interno lordo dell'Italia, se tutto va bene, dovrebbe essere del 3,6% più o meno più alto rispetto a una baseline, cioè una baseline dove il piano non veniva fatto, quindi diciamo rispetto a un tendenziale sottostante. Se è un effetto permanente, cioè se il PIL dovesse risultare del 3,6% più elevato permanentemente, questo vorrebbe dire che lo sforzo finanziario del piano più o meno si ripaga in 8 anni. Ora, ci sono delle ipotesi sottostanti molto importanti, cioè che la risposta alla creazione di capitale pubblico che consegue al piano è perfetta, cioè ha il massimo effetto sull'offerta e sull'efficienza del sistema. Se uno altera questa ipotesi, ottiene uno scenario meno ottimista, per esempio in un'ipotesi un po' più conservatrice, l'impatto potrebbe essere il 2,8% del PIL e se le cose vanno un po' male, perché si ritarda, perché non si riesce a eseguire tutto, perché lo si fa parzialmente male, cioè le misure non vengono fatte al meglio, l'effetto può essere anche più contenuto. Ora, ci sono un po' di limiti nell'esercizio macro, in parte perché è basato principalmente sui flussi di spesa e la loro distribuzione nel tempo, e cattura principalmente per costruzione, per come sono disegnati i modelli econometrici macro, cattura effetti dall'atto dell'offerta. Ora, buona parte degli interventi del PNRR sono effetti sulla efficienza del sistema, cioè sono effetti sulla produttività totale dei fattori del paese, e molti di questi vanno oltre il 2026. Molti interventi si esauriscono nel 2026 e esplicano i loro effetti oltre il mero periodo di esecuzione del piano. Inoltre non cattura effetti su variabili che sono di interesse primario per gli stessi obiettivi del piano e che vanno oltre il PIL, appunto. Quindi diciamo c'è un'altra prospettiva che si può adottare, che integra ovviamente i calcoli e le simulazioni macroeconomiche, ma richiede una focalizzazione sulle singole misure oppure su famiglie di misure del piano, tipo per esempio una missione, come può essere la transizione digitale o quella ecologica. Può essere utile guardare gli effetti specifici di interventi mirati sui singoli interventi. È molto diverso dalla valutazione di tipo macroeconomico. Cioè, fare esercizi di questo genere richiede un approccio e una filosofia molto diversa. Non c'è un modello da usare che uno possa prendere dalla propria libreria, che i modelli macro più o meno si assomigliano tutti, hanno una loro struttura, sono disponibili e possono essere utilizzati per fare tanti esercizi.
Se si vuole valutare gli effetti di una misura o di due o tre o quattro misure assieme, la metodologia va pensata caso per caso. Il problema più serio in questi casi è identificare le direzioni di causalità, e questo richiede caso per caso un po' di ingegno per poter raggiungere lo scopo e poter dire questo effetto è dovuto a quella misura e cercare di darne una quantificazione. Però è un approccio fondamentale per capire se quella misura ha avuto successo, se ha possibili effetti indesiderati, se ci sono effetti collaterali e quali sono le cause del successo o del fallimento che sono importanti per, nel processo di apprendimento, ciò che funziona quando si prende una decisione. Alcuni esempi possono essere utili, cioè il primo è nella missione 2, per esempio, c'è una delle misure è la creazione di queste isole verdi, cioè prendere le 19 piccole isole e renderle completamente autosufficienti dal punto di vista energetico, renderle completamente green. Che tipo di valutazione si può fare? Ci possono essere molte domande che uno si può porre. Ad esempio, gli effetti sulle emissioni, gli effetti sulla salute dei cittadini, che sono una conseguenza stessa delle emissioni, ma anche gli effetti sull'economia locale. Ad esempio, se diventano più attraenti per il turismo, visto che sono green, se nascono nuovi imprenditori, perché possono aprire, anche grazie al fatto che arrivano nuovi turisti, possono aprire nuove opportunità, o se ne attraggono addirittura da fuori. Queste sono domande specifiche che hanno ovviamente un impatto sul PIL, ma hanno impatti che non vengono catturati negli esercizi macro. La riforma della giustizia, sia dal punto di vista normativo, cioè la nuova normativa sul processo, ma anche quelli amministrativi per cercare di ridurre gli arretrati, questo provoca, dovrebbe provocare tempi più brevi delle cause. Questo ha effetti molteplici perché dà maggior certezza del diritto e questo impatta per esempio sull'accesso al credito, sulla creazione di nuove imprese, sull'attrazione, sulla capacità del paese di attrarre investimenti dall'estero, per cercarne soltanto alcuni. Ma come vedete questo richiede un approccio ad hoc. Ogni misura richiede uno specifico intervento per cercare di trovarci una risposta. Oppure il potenziamento degli asili nido, della scuola per l'infanzia, gli effetti che questa può produrre. Si tratta di 228.000 nuovi posti che sono sparsi tra tanti comuni. Può avere effetti sull'offerta di lavoro femminile, ma anche su quella maschile, perché le scelte di lavoro vengono prese congiuntamente tra i due coniugi. Può avere effetti sulla capacità e sulla qualità del capitale umano dei bambini che vengono trattati da questo intervento. Come vedete, gli effetti, quando si guarda la granularità del PNRR, gli effetti sono molteplici, vanno oltre l'impatto che hanno sul prodotto interno lordo e sulle sue componenti. Il timing di questi effetti è molto variegato, dipende dal completamento delle misure e dipende anche dalla reattività delle risposte. Gli effetti sui bambini, per esempio, sono effetti che si osservano potenzialmente 10-15 anni dopo, ma sono fondamentali per la produttività a medio termine del paese. Molti interventi iniziano a esplicare gli effetti dopo il completamento del piano, cioè dopo il 2026. È un requisito la valutazione delle singole misure che, diciamo, dal punto di vista descrittivo, qualitativo e quantitativo viene anche richiesta dal piano stesso. Però occorre mettere in piedi una strategia di valutazione che il Paese non ha, in parte perché non ha la storia, non ha la pratica e quindi manca anche delle strutture, anche se non è completamente carente. La mia impressione è che occorra diciamo, mettere in piedi una strategia di valutazione che possa dare risultati già nell'interim. E la dottoressa Pennisi vi faceva accenno prima che una serie di indicatori
che possono, se sono già stati identificati, sono già utili per fornire dell'informazione intermedia in itinere durante l'esplicazione del piano su potenziali impatti che le varie misure hanno, su variabili di interesse per il paese, per verificare, anche se solo attraverso correlazioni, diciamo, che si sta andando nella direzione giusta. Credo che debba essere una strategia di valutazione che sia orientata a lungo periodo, cioè che pretenda di valutare anche una volta finito l'esecuzione di questi progetti, cioè che vada oltre il 2026. Credo che debba anche potenzialmente essere selettiva, soprattutto agli inizi, nel senso che non è possibile valutare tutte le singole misure, perché è un processo complicato, ma che occorra concentrarsi su un sottoinsieme di quelle maggiormente rilevanti. Professore, ci sono una serie di ostacoli, una serie di problemi, direi alcuni pratici, nel senso che per valutare, soprattutto quando si tratta di programmi così intensi, variegati, ricchi, numerosi, occorre la disponibilità di valutatori, cioè il valutatore è uno scienziato sociale che deve avere il tempo e l'abilità per fare queste cose. Ora, questo è superabile, nel senso che oltre al poco personale della segreteria tecnica e quello disponibile al Ministero, esistono anche altri istituti in Italia che fanno valutazione, iniziare appunto dal gruppo dell'Istat, l'INPS, la Banca d'Italia, l'INAP, e possono concorrere a questo processo, a questo programma. Professor Luisi, ricercatori accademici sono interessati a lavorare. Mi scusi se la interrompo. Sì. Un minuto più o meno. Sì, grazie. Sì, ho finito su questi dati. E quindi si può pensare a mettere in piedi un programma ad hoc di valutazione di politiche esteso e aperto. Occorre la disponibilità dei dati. Senza dati, soprattutto i dati di diversa natura rispetto a quelli che vengono utilizzati nei modelli macroeconomici, dati di archivi molto spesso, senza dati non si può fare valutazioni. E ci sono, da questo punto di vista, parecchi ostacoli. Il primo sono i problemi di privacy che occorre superare, che spesso manca un interlocutore esperto in alcune amministrazioni, cioè manca un ufficio statistico strutturato. I problemi di privacy un po' si stanno allentando, nel senso che ci sono una serie di dispositivi normativi che probabilmente aiutano e vanno in quella direzione. Gli altri sono ancora sul tappeto e diciamo richiedono un'azione per poter essere superati. Ora, come probabilmente è facile intuire, oltre a rappresentare una grande opportunità per, dal punto di vista, diciamo, del successo economico futuro dell'Italia, il PNR rappresenta anche un'opportunità per mettere in piedi un sistema di valutazione delle politiche che abbia carattere di sistematicità, che abbia caratteri di neutralità e di indipendenza e che sia accessibile all'elettorato, che sia accessibile ai cittadini e possa guidare il dibattito pubblico sulle politiche. Dovrebbe anche aiutare, secondo me, a disegnare politiche che siano pensate già al momento in cui vengono ideate e che siano passibili di essere valutate. Ora, non sempre è possibile farle come idealmente uno vorrebbe se facesse esperimenti di laboratorio, però ci si può pensare e si possono costruire in modo tale che siano passibili di valutazione e conseguentemente anche di aggiustamento successivo. Grazie. Grazie professor Luigi Guiso, grazie per la sua relazione. Ora lascerei la parola al professor Alberto Zanardi, membro del Consiglio dell'Ufficio Parlamentare del Bilancio. La sua relazione verterà sull'impatto del PNRR sulle amministrazioni locali. Prego, professor Zanardi. Grazie, io ringrazio molto per l'invito a questo incontro, mi sembra molto interessante.
In realtà io affronterò in questa breve comunicazione un tema più circoscritto, più limitato rispetto al tema generale appunto della sessione, che è il tema del ruolo degli enti decentrati, dell'amministrazione locale nella fase di attuazione del PNRR, e vorrei poi proporvi qualche considerazione probabilmente molto generale, molto più generale rispetto a chi mi ha preceduto, sulle esigenze informative di monitoraggio in itinere, di valutazione ex post di questa particolare componente del PNR. Provo a condividere la presentazione, vediamo se riesco. La prima questione che vorrei affrontare è in termini molto descrittivi: qual è il ruolo giocato dagli enti territoriali come soggetti attuatori del piano? Soggetti attuatori vuol dire soggetti che hanno la responsabilità della realizzazione operativa delle varie misure, dei vari interventi, che eseguono, che fanno il monitoraggio e fanno la rendicontazione dei vari interventi. Quindi sono quelli che vengono, in questo gergo, diciamo, del PNRR, vengono chiamati gli interventi a regia, se visti nella prospettiva delle amministrazioni titolari, che sono appunto titolari dei fondi. Certamente il ruolo e la quota, diciamo così, delle linee di investimento che coinvolgono in termini di responsabilità gli enti territoriali è molto importante. Non c'è da stupirsene, perché anche in tempi normali, in tempi ordinari, al di fuori del PNRR, il 50 e 60% della spesa per investimenti lordi è di fatto erogata dalle amministrazioni locali. Noi come Ufficio Parlamentare di Bilancio abbiamo, in una recente audizione parlamentare, tentato di valutare qual è la dimensione dei flussi finanziari che riconoscono gli amministratori, le amministrazioni locali come soggetti appunto non solo di erogazione ma proprio di gestione diretta delle varie misure, delle linee di intervento del PNRR, e guardando a quello che è lo strumento principale del Next Generation EU, cioè il dispositivo di ripresa e resilienza, abbiamo valutato che fra i 65, 66, 70 miliardi è la dimensione finanziaria delle linee di intervento in cui gli enti territoriali sono soggetti attuatori. Vuol dire fra il 35 e il 37% dei 191 miliardi e mezzo, che sono l'ammontare complessivo disponibile per il nostro Paese. Queste misure ovviamente si concentrano soprattutto negli ambiti di intervento che riguardano settori in cui ordinariamente, diciamo così, sono di competenza degli enti decentrati, quindi sanità, servizi sociali, trasporto, gestione del territorio. Per esempio, se guardiamo la missione 5, quella inclusione e coesione, vediamo che fra l'85 e il 94% di queste linee di intervento incluse in questa missione sono di competenza degli enti decentrati, in parte le regioni, soprattutto per quanto riguarda le politiche del lavoro, e in parte i comuni per quanto riguarda le politiche sociali, dice dentro rigenerazione urbana, piani urbani integrati, politiche abitative, per esempio. Se guardiamo la missione 6, per esempio la sanità, la quasi totalità degli interventi sono di competenza ovviamente delle regioni. Queste valutazioni sulla dimensione, diciamo così, finanziaria della partecipazione degli enti territoriali al PNR ci danno qualche elemento di valutazione, credo, circa il carico amministrativo e organizzativo che graverà sulle strutture appunto degli enti decentrati. È una prospettiva questa che può essere forse utilmente integrata da un'altra considerazione che riguarda la tempistica, il profilo temporale di quella che sarà la
stimata, prevista realizzazione dei vari interventi, perché ovviamente il profilo temporale della spesa che si prevede di erogare nel lungo il ciclo di attuazione del piano può fornire una proxy, in un certo senso, della concentrazione temporale dei carichi amministrativi e organizzativi degli enti territoriali. Abbiamo fatto questa valutazione a partire dai dati che sono pubblicati sul portale di Italia Domani, e quello che si evidenzia è una cosa direi abbastanza ovvia, cioè la finalizzazione dei programmi di cui gli enti territoriali sono responsabili si concentra soprattutto nella seconda parte dell'orizzonte temporale coperto dal piano, e cioè soprattutto nel biennio 24-25, dove ricade grosso modo il 50% della spesa complessiva che dovrà essere erogata secondo le stime. Questo vale per le risorse nel complesso degli enti territoriali, vale anche per, almeno in termini di profilo qualitativo, sulle singole missioni, componenti e linee di intervento. In termini assoluti vuol dire che si tratta di 16 miliardi di spesa aggiuntiva in più annuale nel biennio. Vediamo che il 75% di queste spese siano aggiuntive, vuol dire 12 miliardi in più durante questo biennio. È tanto, è poco, le amministrazioni locali saranno in grado di reggere appunto questo peso amministrativo, ma insomma è difficile dirlo, però forse qualche valutazione è possibile, nel senso che questi circa 12 miliardi sono grosso modo il 40%, più del 40% rispetto a quella che è stata la spesa in media nel periodo di 2018-2020, spesa in conto capitale delle amministrazioni locali. Quindi vuol dire che aggiungiamo un qualcosa che almeno molti osservatori ritengono essere già sotto stress in termini di carico amministrativo per una parte importante delle amministrazioni locali. Quindi un ulteriore carico di più di 10 miliardi annui in un orizzonte temporale non lungo, perché stiamo parlando del triennio 24-25, pone certamente culture locali coinvolte nella realizzazione del piano, nel senso di capacità di farvi fronte. Ecco, questo tema del ruolo degli enti locali nell'amministrazione, nella gestione, nella realizzazione del piano, poi si interseca con un tema distinto, che però è connesso, che è PNRR tra le varie aree territoriali, qualsiasi sia il livello, diciamo, di governo che è responsabile della loro effettiva attuazione. Come è ben noto e come è stato già ricordato, la riduzione dei divari tra i diversi territori è uno degli obiettivi trasversali del piano, con la finalità ultima di garantire diciamo dei livelli adeguati e tendenzialmente omogenei di servizi sull'intero territorio nazionale. A questo scopo, come è noto, è stata prevista una riserva di almeno il 40% a favore del Mezzogiorno per le risorse territorializzabili. Ora, qui io credo si tocca un punto rilevante e delicato, tanto per quanto riguarda il disegno ex ante delle politiche, quanto per quanto riguarda la fase di monitoraggio in itinere e di valutazione ex post dei risultati delle varie linee di intervento, perché il problema è come integrare, diciamo, questa regola dell'almeno 40% concretamente con quelli che sono gli obiettivi e conseguentemente i criteri di allocazione specifici delle singole linee di intervento. In questo senso, in termini molto banali, mi sembra che
emergano due ordini di criticità. Da un lato c'è l'eventualità che i bandi con cui vengono attribuite le risorse, per esempio ai vari enti territoriali, vedano una partecipazione di soggetti attuatori che non permetta semplicemente di allocare le risorse soddisfacendo la regola del 40%. E dall'altro c'è la possibilità in un certo senso opposta, cioè che una graduatoria che consenta attraverso per esempio l'applicazione di una riserva di soddisfare pienamente la regola del 40% implichi di accogliere anche progetti di qualità non altissima, non totalmente soddisfacente, e questo ovviamente ha effetti nella fase ex ante di selezione, ma potrebbe poi avere effetti anche nella fase di effettiva realizzazione in termini di effettiva capacità delle amministrazioni assegnatarie di queste risorse di portare a termine i progetti accolti. Il governo, cioè, di fornire un sostegno alle amministrazioni, quelle più deboli, che assicuri non solo la partecipazione ai bandi, ma anche ovviamente una verranno effettivamente accolti. Queste, al di là di queste osservazioni generali, diciamo, il ruolo degli enti decentrati nell'attuazione del PNR, qualche considerazione un pochino più specifica sulle modalità di monitoraggio in itinere, di valutazione esposta dei risultati per quanto riguarda queste linee di intervento che coinvolgono specificamente regioni ed enti locali. Dunque, ovviamente quando si parla di interventi in cui gli enti territoriali, penso soprattutto ai comuni, sono coinvolti, parliamo di progetti in cui l'informazione sull'attuazione dei singoli interventi vengono rilevate a livello di dettaglio da parte degli attuatori, i comuni per esempio, vengono rese disponibili alle amministrazioni centrali, di titolari e delle varie misure che le valideranno e poi le invieranno al MEF che ne curerà l'aggregazione a livello di piano e poi la loro divulgazione e pubblicizzazione. E qui emerge un rischio che è stato evidenziato anche nella relazione di Alimpennisi, cioè quando abbiamo a che fare con una platea di soggetti attuatori molto diversificata, penso appunto ai comuni con una variabilità molto pronunciata in termini di possibile che queste funzioni di monitoraggio, di raccolta informativa, forti difficoltà, sono difficoltà che riguardano misurazione, definizione di aggregati e di indicatori, raccolta di informazioni in maniera uniforme, situazioni territoriali che sono molto diversificate. Questo comporta ovviamente compiti impegnativi di coordinamento che saranno, credo, in capo, in primis sulle unità di missione dell'amministrazione centrale e poi credo anche del MEF. E peraltro c'è da dire che queste, diciamo così, possibili ma anche probabili difficoltà di monitoraggio potrebbero emergere proprio a quel livello, che è quel controllo dei progressi realizzati e poi sui risultati conseguiti, sono in realtà particolarmente forti, perché quegli interventi lì, quelli che sono attuati a livello locale, sono quelli più visibili ai cittadini, sono quelli in cui maggiore è l'interesse della comunità, delle comunità in senso lato ovviamente, quindi società civile, soggetti economici e così via, a che
questi interventi vengano gestiti in maniera efficiente e i risultati annunciati siano effettivamente conseguiti. Quindi per rendere effettivo questo monitoraggio, diciamo, necessario disporre di informazioni che consentano a tutti di ricostruire dove, quando e come i singoli progetti. Io credo che sia un punto generale, certamente, ma interessante perché è sul piano dell'effettiva realizzazione di questi interventi punti deboli evidenziati da molti osservatori nella fase, diciamo, di formulazione del piano, e cioè il mancato coinvolgimento per ovvie ragioni di urgenza ampia della società civile. Questo è un problema, diciamo così, di ownership del piano che dovrebbe essere adeguatamente recuperato in realizzazione. Quali informazioni, qui finisco, dovrebbero essere effettivamente rese disponibili? Ancora 2 minuti a disposizione, grazie. Benissimo. Quali informazioni dovrebbero essere rese disponibili? Oltre al raggiungimento di milestone e target che sono già disponibili su Italia Domani e l'effettiva loro realizzazione, dovrebbero essere rese disponibili informazioni su scadenze amministrative, procedurali, gare aperte, gli affidamenti effettuati, i soggetti coinvolti, l'allocazione territoriale degli interventi realizzati, il dato finanziario ovviamente, le spese effettivamente sostenute, e poi è un punto che è stato evidenziato dai relatori che mi hanno preceduto, indicatori di output, e poi probabilmente in una prospettiva temporale però più lunga, indicatori di outcome appropriati per misurare e valutare le effettive ricadute che questi interventi determineranno sulla collettività in termini appunto economici e sociali. E qui ci sarebbero tanti esempi che si potrebbero fare. Un esempio che noi come Ufficio Parlamentare di Bilancio abbiamo, una linea di intervento che abbiamo un po' approfondito più degli altri, è quello del piano degli asili nido, a cui accennava anche Luigi Guiso. Qui ci sono esigenze informative importanti, sia nella fase ex ante, per esempio quella della valutazione degli ambiti ottimali in cui valutare i bisogni e i divari da colmare nella dotazione di asili nido. Per esempio, sarebbe interessante avere questi fini valutazioni sulla mobilità tra comuni delle famiglie che utilizzano i servizi per l'infanzia nella fascia 0-3, e poi ci sono ex post ovviamente tutti i problemi di richiamava Guiso prima, di valutazione di come una maggiore dotazione dei posti di asili nido può avere effetti sul mercato del lavoro, sull'esclusione sociale, sugli apprendimenti dei bambini. Questo pacchetto di informazioni per quanto riguarda il monitoraggio dovrebbe avere ovviamente il suo fondamento nel sistema Regis, nel sistema unitario di monitoraggio, dovrebbe essere reso disponibile in un formato accessibile, aperto, disaggregato, elaborabile, ovviamente aggiornato tempestivamente, aperto in primis diretto al Parlamento e fra l'altro anche ai soggetti come l'Ufficio Parlamentare di Bilancio, che è servente rispetto alle esigenze informative del Parlamento, ma poi essere aperto a tutti i soggetti della ricerca, penso all'università e alla società nella sua definizione più ampia. Grazie. Grazie professor Zanardi per questa per la sua relazione. E ora lascio la parola al dottor Roberto Monducci, che è consulente del Ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, e per una relazione sul monitoraggio delle azioni su trasporti e infrastrutture. Prego, Roberto.
scusate, c'è un problema di manualità. Allora, il mio intervento in quanto consigliere del ministro Giovannini per quanto riguarda l'infrastruttura e la mobilità sostenibile nel PNRR riguarda dati, metodologie e tecnologie per il monitoraggio e valutazione delle azioni PNRR, con riferimento esclusivo alla nostra esperienza al Ministero. Si tratta di un'esperienza realizzativa, partita abbastanza precocemente, non appena ci sono state le condizioni per in termini di framework di riferimento del PNRR. L'intervento sarà breve, ma articolato in quattro punti che racchiudono un po', diciamo, tutte le dimensioni di analisi rilevanti ai fini di questa sessione, almeno per come l'ho interpretata io. Il primo punto è il ruolo del MIMS nel piano del PNRR, il secondo è un'evidenziazione di un esercizio che è stato fatto in collaborazione con l'Istat per quanto riguarda stime di impatto ex ante. Il terzo punto, che è quello più importante, gli strumenti di monitoraggio, quindi la costruzione di una piattaforma di monitoraggio e in prospettiva di valutazione del PNRR e poi qualche conclusione. Per quanto riguarda il MIMS, il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile, il PNRR, si tratta di un'entità organizzativa che dovrà gestire, sta gestendo oltre 61 miliardi. Quindi si tratta di una componente molto rilevante del PNRR con un'articolazione di questa spesa in 40 miliardi riconducibili al Next Generation EU e altri 20 sostanzialmente che fanno riferimento al fondo complementare. Quindi il Ministero ha fatto una scelta di accorpamento in qualche modo di questi fondi per garantire anche una massa critica maggiormente rilevante in termini di investimenti. Dalle valutazioni fatte finora, il 56% di questi fondi saranno destinati al Mezzogiorno e anche sarà fatta una valutazione sulla funzionalità di questi investimenti per quanto riguarda il contrasto al cambiamento climatico, con una quota di circa il 75%. Come vedete, già qui si muove qualcosa in termini di valutazione, quantificazione di aspetti collaterali abbastanza rilevanti, direi comunque. E in questo contesto, questa è la struttura, diciamo, tematica, chiamiamola così, di queste spese, assolutamente eterogenea, come nella natura poi del Ministero. Soggetti attuatori, se ne è parlato finora, la dimensione dei soggetti attuatori di questi fondi per quanto riguarda il MIMS è abbastanza elevata, c'è una forte concentrazione su RFI sostanzialmente, quindi questo garantisce, diciamo, anche una interazione tra Ministero e soggetti attuatori meno problematica forse rispetto ad altri ministeri. Poi abbiamo i concessionari anche intorno al 15% e poi appunto gli enti territoriali che rappresenteranno oltre un quarto e poi altre dimensioni. Quindi, diciamo, qui c'è una forte concentrazione dei soggetti attuatori e questo sarà un elemento importante nella gestione poi del monitoraggio. Il secondo punto è qualche esercizio che è stato fatto nell'ambito, diciamo, in un ambito di coordinamento ovviamente col MEF, tant'è vero che queste stime sono uscite sull'allegato al DEF realizzato dal Ministero, come tutti i ministeri che hanno collaborato a questo tipo di pubblicazione ad agosto del 2021. Noi abbiamo voluto comunque fare produrre valutazioni di impatto della spesa prevista dal PNRR, non tanto per valutare gli effetti macroeconomici, perché questo è stato fatto come è stato finora evidenziato in particolare da Luigi Guiso, dal MEF, attraverso una modellistica condivisa con la Commissione europea, quanto per andare a catturare qualche effetto settoriale che emergeva poco, insomma, da queste simulazioni.
Questo non per una curiosità maniacale ad aspetti di quantificazione e valutazione di impatto, quanto per valutare anche possibili strozzature dal lato dell'offerta che dovessero manifestarsi a fronte di investimenti così cospicui e concentrati. Per questo è stata fatta, un'operazione di collaborazione con l'Istat che ha portato ad un utilizzo di strumenti piuttosto tradizionali, in particolare le tavole input-output che garantiscono, una controllabilità dell'esercizio, anche se a costo di ipotesi chiaramente molto restrittive. Un valore aggiunto è stata la trascodifica, se così si può dire, della spesa PNRR che sarà articolata per prodotto, secondo la classificazione CPA 98 prodotti, quindi un lavoro molto accurato e puntiglioso di allocazione settoriale di queste componenti. E c'è sostanzialmente una grande concentrazione ovviamente nel settore delle costruzioni, ma anche nel settore ricerca e sviluppo e poi a scalare in altri comparti dell'economia italiana. L'attivazione stimata attraverso questi strumenti piuttosto tradizionali e densi di limitazioni, se così si può dire, è di circa 38 miliardi, pari al 2,4% del livello di riferimento. Ma come dicevo, non è tanto questo che da valutare quanto appunto poi la disaggregazione di settori. Noi abbiamo dati a un livello ancora più basso di disaggregazione, da cui emergono, e qui questo è ben evidenziato nell'allegato al DEF, impatti fortissimi in alcuni settori. Questo è un contributo anche al dibattito sulla capacità del sistema di assorbire una massa di investimenti così elevata in poco te tempo, e questo è un elemento sicuramente che potrebbe avere dei tratti di criticità. Tra l'altro, nel dibattito corrente, anche sui giornali, insomma, ma non solo, l'aneddotica segnala problemi di alcuni settori a stare al passo con, in generale, con la ripresa, quindi a maggior ragione con flussi di investimenti cospicui che arriveranno. E quindi questo esercizio è un early warning, sostanzialmente più che una valutazione prospettica su alcune criticità che dovessero essere, si dovessero poi manifestare. Strumenti di monitoraggio, io vado molto rapido. Allora, strumenti di monitoraggio, noi abbiamo semplicemente realizzato un primo impianto operativo di una piattaforma per accogliere, elaborare e restituire a diverse tipologie di utenza informazioni sugli interventi di competenza del MIMS, come avete visto, non solo PNRR, ma anche fondo complementare, ma anche come strumento di gestione amministrativa, documentale, direi, e quindi una piattaforma complessa che abbiamo fatto partire prima dell'estate attraverso il coinvolgimento di SOGEI, attraverso una normativa ad hoc. L'architettura, appunto, è in pratica un'architettura altamente interoperabile, flessibile e ad elevata scalabilità. Questo perché? Perché la precocità di lancio di questa iniziativa non deve prefigurare, non deve avere, non deve, incorporare un rischio di scarsa interoperabilità con altre strutture che si creeranno nel corso del tempo. Quindi abbiamo preso una decisione di altissima interoperabilità, magari a costo di qualche sofisticatezza, tecnologica che poteva essere ottenuta attraverso sistemi meno interoperabili e più sofisticati, appunto. In realtà questo è un sistema apertissimo. Abbiamo già definito il data model della grafica degli interventi, della fase ascendente, adesso spiegherò che cos'è, il cronoprogramma finanziario, attività collegate, censiti tutti gli interventi previsti dal perimetro che abbiamo definito, realizzare i primi report degli interventi, le dashboard personalizzabili, i KPIs e alcune sintesi. I tempi sono ravvicinatissimi, entro il 2021 verranno completate tutte le funzionalità della piattaforma e entro marzo 2022, questo è il nostro auspicio, ci sarà il completamento dell'automazione, soprattutto delle relazioni con le banche dati esterne, con lo sviluppo di servizi automatici, appunto, di interoperabilità con i sistemi esterni.
Questo è un elemento molto importante che aumenterà l'efficienza del sistema. Attualmente è fatto tutto, diciamo, manualmente, tra virgolette, in attesa poi di disporre, diciamo, di tutti gli strumenti e anche dei dispositivi amministrativi che consentiranno poi questa interoperabilità. Questa è l'architettura della piattaforma. Io, proprio per recepire qualche indicazione che ho sentito negli interventi precedenti, segnalo soltanto questa parte in alto a destra, che sostanzialmente è la parte che noi chiamiamo canale informale. È prevista dalla piattaforma una zona, diciamo, di accessibilità pubblica di dati, che chiaramente andranno definiti, andranno filtrati ovviamente, ma questa è assolutamente, assolutamente prevista, come sono previsti anche in questo caso, per recepire qualche indicazione che mi sembrava venisse dagli interventi precedenti, inserita, incastonata nella piattaforma, un sistema di monitoraggio costruzione di indicatori di impatto di carattere micro sostanzialmente. Questo, quindi, già abbiamo definito in sostanza un approccio che fa riferimento al singolo progetto che vogliamo portare avanti anche in termini di valutazione di impatto. Queste sono, diciamo, le caratteristiche della piattaforma, insomma, questo già l'ho più o meno detto. Io passerei rapidamente, ecco, a questo punto che è molto interessante. Allora, noi abbiamo definito una fase ascendente, che è la sequenza sostanzialmente di interventi di carattere amministrativo, autorizzativo, che sono necessari per arrivare poi alla fase discendente, quella attuativa. La stiamo mappando, sostanzialmente la mappatura è conclusa e stiamo cominciando a mappare la fase discendente. Chiaramente questi sono soltanto alcuni attività di tipo esemplificativo. Questo per far capire il grado di complessità un po' di questa operazione. La tecnologia assolutamente è vitale per tenere sotto controllo tutte queste fasi, però è chiaramente una sfida fortissima, sarà di carattere diciamo amministrativo e sull'efficienza dei processi amministrativi. Da questo punto di vista la piattaforma di project management per tenere sotto controllo queste fasi è già stata definita. Queste sono soltanto, diciamo, esempi di come intendiamo mappare i processi e costruire i sistemi di valutazione. Questa è la dashboard, come dicevo, personalizzabile, soltanto una schermata ovviamente, diciamo abbiamo anche aperto a attività di interazione con un gruppo di consultazione di cui adesso discuterò brevemente, proprio per dare spessore alla dimensione accessibilità pubblica che vorremmo garantire in futuro a questo tipo di piattaforma. Però questo, per garantire un'adeguata accessibilità pubblica, è necessario sviluppare funzioni di analytics. Allora, quello che ho fatto vedere finora è la parte di project management realizzata e in corso di completamento. Nel 2022 partirà la progettazione di una fase, diciamo, di realizzazione di funzioni avanzate di analytics. Questo, secondo noi, è un valore aggiunto fondamentale, che è quello che garantirà poi la qualità degli early warning sulle linee di attività dei progetti, ma anche la nostra capacità di utilizzare la piattaforma, la base dati, quei segnali di tipo amministrativo per analisi, valutazione di impatto, anche analisi predittive che ci porteranno qua a definire delle zone rosse, diciamo, da presidiare, ma anche sintesi e focus ad hoc. Quindi noi intendiamo attivare, oltre alla fase di project management, la base dati integrata che stiamo costruendo attraverso degli strumenti molto avanzati di analytics. Questo, secondo noi, è un elemento assolutamente qualificante di questa operazione, e per garantire la necessaria trasparenza e accessibilità dei dati abbiamo costituito un gruppo di consultazione a supporto della progettazione della piattaforma con la partecipazione di esperti esterni, rappresentativi sia di istituzioni ma anche di associazioni.
Abbiamo fatto già un incontro, abbiamo presentato le caratteristiche della piattaforma e stiamo raccogliendo loro indicazioni per quanto riguarda esattamente quello di cui parlava prima, ad esempio Guiso, ma anche gli altri, per garantire alla società civile, diciamo, al mondo della ricerca anche, un'alimentazione di dati e indicatori utili anche ad intervenire criticamente se necessario, ma anche dal punto di vista analitico per quanto riguarda questa operazione. Quindi la base dati sarà costruita in maniera tale da garantire questa, diciamo, integrazione tra diverse dimensioni di analisi. Un ulteriore punto qualificante è che noi intendiamo inserire all'interno di questa piattaforma anche diciamo, elementi informativi utili a garantire anche un momento di valutazione anche sull'avanzamento per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica, visto che stanno partendo anche tante iniziative simili a questa anche sul piano della transizione ecologica. Brevissime conclusioni. Da questa esperienza io trarrei questi tre, diciamo, elementi di opportunità. Può essere generato un salto di livello nell'integrabilità tra processi amministrativi e processi di monitoraggio, valutazione sostanziale dei provvedimenti, visto che, come ha detto anche Alin, si va verso, diciamo, una fase di valutazione reale, diciamo, sugli outcome più che sulla parte, diciamo, di spesa, di autorizzazione di spesa. Un salto di livello nella qualità e nell'impatto anche atteso di strumenti di misurazione e analisi avanzati sui processi decisionali operativi. Quella roba di cui ho parlato non servirà soltanto, diciamo, a generare informazioni di alert, ma anche aggiustamenti decisionali e operativi. Quindi entra nel processo amministrativo a vari livelli, fino al ministro ovviamente, che potrebbe generare interventi di alto livello in funzione di, diciamo, un mood che dovesse emergere generale da questi sistemi di valutazione anche predittiva sullo stato d'avanzamento delle attività. E poi anche innovazioni organizzative, che nella pubblica amministrazione sono sempre ben accette, che devono garantire chiaramente la velocità di risposta alla gestione dell'attività PNRR, ma in un contesto coerente con il ruolo dei processi amministrativi della PA. Quindi dobbiamo integrare un approccio trasversale con una verticalità dei processi decisionali amministrativi della PA che è insita proprio nella struttura dei ministeri. A questo proposito, cioè, riteniamo cruciale la costituzione di queste unità di missione. Per quanto riguarda il MIMS, il decreto di costituzione dell'unità di missione PNRR è stato registrato alla Corte dei Conti, quindi ci aspettiamo rapidissimamente un'attivazione delle procedure di selezione del personale e l'attivazione di questa unità di missione che diventerà, diciamo, il dominus della piattaforma. Quindi noi siamo partiti prima, c'è un team, diciamo, provvisorio che gestisce la progettazione della piattaforma, ma che verrà rapidamente presa in carico da questa unità di missione. Chiudo Roberto, con Roberto, sì, benissimo, un minuto. Ho finito. Chiudo con tre, almeno, diciamo, tre criticità da gestire, di carattere operativo sempre. Il primo è l'effettiva interoperabilità e il livello qualitativo dei sistemi informativi pubblici collegati alla piattaforma. Già in queste analisi che stiamo facendo, ma su questo c'è anche un contatto permanente con la segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio, stiamo vedendo disallineamento ovviamente, e quindi stiamo definendo anche un processo, diciamo, di feedback nelle varie banche dati dei segnali che arrivano dal PNRR, che in qualche modo è un elemento di attivazione di segnali, però questi segnali vanno portati poi dentro i sistemi. Secondo punto critico potenzialmente è un potenziale, appunto, burden informativo eccessivo su soggetti attuatori meno strutturati. Abbiamo visto che per quanto riguarda il MIMS abbiamo gli enti territoriali che intermedieranno circa un quarto della spesa, quindi in quel caso chiaramente piccoli comuni soprattutto andrà
presidiato bene il livello di loro, diciamo, di loro abilitazione un po' anche all'utilizzo di questi strumenti. Terzo punto critico potenzialmente è un rischio di sovrapposizione a livelli di governance operativa degli strumenti di monitoraggio, quindi è bene, come dire, averne a diversi livelli, bisognerà sicuramente a un certo punto sincronizzarli un pochettino e fare in modo che generino, diciamo, messaggi adeguati ai diversi livelli di governance operativa e strategica del PNRR. Io avrei concluso, grazie. Grazie al dottor Roberto Monducci, consigliere del ministro Giovannini. Io avrei voluto, mi sarebbe molto piaciuto fare un rapidissimo giro di tavolo, ma siamo proprio molto vicini alla fine della sessione e quindi naturalmente rinnovo i miei ringraziamenti a tutti. Avete diciamo così, intercettato una serie di spunti e di argomenti molto interessanti. Io volevo forse più sottolinearne uno, che è quello che riguarda le basi dati necessarie per il monitoraggio, per la valutazione del PNRR. Abbiamo parlato di disponibilità di dati, abbiamo parlato di comunicazione di dati, abbiamo parlato di open data, anzi per la verità avete parlato. Il dottor Monducci ci ha presentato una piattaforma di pianificazione e monitoraggio che addirittura integra informazioni gestionali di cui parlava il professor Zanardi, che potrebbero essere utilissime, che sono utilissime per gli enti territoriali, soprattutto per quelli più piccoli, di dati e indicatori, informazioni gestionali, dati e indicatori integrate, aperte, interoperabili. Tutto questo richiederà un investimento importante che sarà non utile ma necessariamente strategico alla realizzazione di tutto il piano di nazionale di resistenza e resilienza. Ringrazio di nuovo tutti voi per la vostra partecipazione e disponibilità e spero di rincontrarvi presto per poter continuare a discutere di questi importanti argomenti. Grazie di nuovo, grazie a tutti. Grazie. Grazie a voi. Ciao, presto. Recording stopped.